questa celebrazione non è tanto un ricordo di San Francesco in occasione dell'anniversario della sua morte, ma è un rivivere con lui un momento importante della sua esistenza, un momento estremo segnato da ciò che ha caratterizzato la sua vita. E che cosa ha caratterizzato la vita di Francesco? La fraternità. San Francesco è circondato dai frati che lo accompagnano in questo ultimo tratto del suo cammino terreno. Tutta la fraternità che lui ha voluto fosse la caratteristica del suo ordine religioso insieme alla povertà, infatti ha voluto che l'ordine si chiamasse frati minori, cioè la fraternità di coloro che sono fratelli, frate significa fratello, e minori appunto come identificazione specifica non soltanto materiale ma anche spirituale della povertà. Ecco, ha voluto che la caratteristica del suo ordine religioso fosse appunto la fraternità, che è riunita ora attorno a lui e che lo accompagna in segno di profonda comunione di vita verso un'altra comunione di vita, quella più profonda, quella più vera, che è la comunione di vita con Dio e con tutti i santi e gli angeli del paradiso, che formano la fraternità del cielo, se così possiamo dire. Ecco, nella celebrazione di stasera abbiamo sentito dal cronista leggere un passo importantissimo del cosiddetto Testamento di Siena di San Francesco, dettato da Francesco in fretta, poco tempo prima della sua morte, nel quale San Francesco consegna ai suoi frati ciò che ha caratterizzato la sua vita e ciò che gli sta profondamente a cuore. Francesco fa scrivere: sempre si amino i frati tra loro, sempre amino e osservino la Nostra Signora, la Santa Povertà, sempre siano fedeli e sudditi dei prelati e chierici della Santa Chiesa. Queste sono le tre caratteristiche fondamentali della vita francescana.